La rassegna settimanale è presentata da Domus Arredamenti, cucine, zona giorno, zona notte, camerette e bagni, qualità e design al miglior prezzo. Una maxi rissa sventata in pieno centro, un'altra evitata di poco, una terza tra due egiziani finita a coltellate. La polizia locale ha previsto servizi straordinari di controllo nel territorio, ma purtroppo non basta. E in più c'è il problema Movida. Un ampio servizio troverete questa settimana sul nostro settimanale in edicola. Di sera alla riunione dei capigruppo consigliari che hanno dato il via al piano di rilancio economico-culturale della città. La palla passa ora ai dirigenti comunali, a loro il compito di verificare la sostenibilità tecnica ed economica delle proposte prima del definitivo dibattito in consiglio comunale che avverrà tra pochi giorni. Bisogna tornare a parlare di raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara, altrimenti il territorio sarà ulteriormente dimenticato. È l'appello che viene lanciato dal capogruppo del PD Emanuele Corsico Piccolini, dai parlamentari della provincia e a tutte le forze politiche. Troverete un servizio sul nostro settimanale. Sono partiti ieri mattina, mercoledì, gli esami di maturità che quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, consistono in un unico colloquio orale della durata di circa un'ora. Troverete un servizio questa settimana sul nostro settimanale con tutte le interviste di alcuni ragazzi che hanno affrontato la prova negli studi superiori di Vigevano. Sarà Furio Suvilla, il candidato sindaco della coalizione formata da Vigevano Futura e Gruppo Civico, che comprende anche i socialisti vigevanesi e il movimento fondato dal presidente ligure Cambiamo con Toti. L'annuncio è stato dato ieri nel corso di una conferenza stampa. Furio Suvilla, avvocato fino a gennaio 2018, è stato anche assessore della giunta Sala, poi estromesso per le sue posizioni su centri commerciali e supermercati. Questa domenica partirà la tanto attesa festa della musica e parliamo di Abbiate Grasso, che è pronta per organizzare l'evento al Castello Visconteo alle ore 21 con il concerto degli storici di TIC. Non mancheranno altri concerti, spettacoli di cabaret, corsi di yoga e zumba. E per quanto riguarda Vigevano, in Castello anche qui la tanto attesa festa della musica, che partirà alle 5:30 di mattina. La rassegna stampa termina qui, ci rivediamo tutti la prossima settimana e mi raccomando, tutti in edicola. La rassegna settimanale è stata presentata da Domus Arredamenti, cucine, zona giorno, zona notte, camerette, bagni, qualità e design al miglior prezzo.